lavoro in Calabria dal 1994 per contrastare la 'ndrangheta. Il quartiere dove noi ci troviamo è Archi. La 'ndrangheta ritiene di dover esercitare sul territorio una vera e propria signoria di fatto, cioè un potere. Tutto ciò che avviene nel quartiere, secondo la 'ndrangheta, deve passare attraverso il suo vaglio, attraverso il suo controllo. È una mafia fluida, è una mafia che cambia pelle continuamente. Se facciamo un passo indietro, lo facciamo soltanto per prendere la rincorsa e per essere più veloci e più efficaci nell'azione di contrasto. Il contrasto della 'ndrangheta da parte dell'Arma dei Carabinieri nella provincia reggina avviene attraverso una rete di 90 presidi sul territorio e l'utilizzo di reparti specializzati. I cacciatori di Calabria nascono dall'esperienza delle squadriglie da Spromonte che erano state proiettate dagli anni 70 in poi per il contrasto ai sequestri di persone. La loro missione è una sola: arrivare dove gli altri non pensano neanche di poter arrivare. La 'ndrangheta è un fenomeno criminale non solo radicato sul territorio. Andare in giro per il mondo e potersi presentare come esponente della 'ndrangheta reggina è un brand criminale, un biglietto da visita che è impossibile da sottovalutare. La 'ndrangheta, tra le varie organizzazioni criminali, è quella che ha più vocazione internazionale. Il porto di Gioia Tauro costituisce un asset strategico per gli interessi criminali della 'ndrangheta. È una delle poche organizzazioni criminali che ha contatti diretti con i narcotrafficanti sudamericani. Il traffico di stupefacenti genera una grande quantità di denaro che in parte deve essere riciclato. L'aggressione ai patrimoni illeciti è il core business della Guardia di Finanza. Togliere capacità economica alla 'ndrangheta significa togliere potere. Per combattere la 'ndrangheta di oggi occorre conoscere la 'ndrangheta di un tempo e noi siamo in grado di fornire ai nostri colleghi questo know-how. La 'ndrangheta è passata da un'economia che si fondava sull'acquisto delle aziende, sulla ristorazione, sul cemento, è passata agli investimenti dei flussi finanziari nei mercati finanziari. Non c'è solamente la 'ndrangheta militare, c'è la 'ndrangheta dei colletti bianchi. Hanno acquistato una maggiore consapevolezza della necessità di operare a livelli diversi. Ad una 'ndrangheta che si muove velocemente fra i vari stati bisogna contrapporre la cooperazione internazionale, le squadre investigative comuni. La 'ndrangheta non è un corpo estraneo alla società. Le mafie cambiano, mutano col mutare sociale. Le mafie ci assomigliano, vestono come noi, mangiano come noi, vivono con noi. Quindi è sempre più difficile identificarle, abbatterle, combatterle, contrastarle. Con il Covid la 'ndrangheta ha già pensato come interagire, quale occasione può esserci sul piano economico, perché ogni volta che c'è un disastro nel mondo, le mafie di quel territorio pensano come approfittarne. La 'ndrangheta ha milioni di euro in contanti, spesso noi li sentiamo nelle intercettazioni, le macchinette delle banche contasoldi. Oggi la 'ndrangheta è la mafia più ricca, più pervasiva, sta comprando tutto. Per questo dobbiamo combattere. La 'ndrangheta è pericolosissima, sfrutta il suo marchio originale, ma si evolve in continuazione.
Se l'andrangheta è ovunque, anche noi dobbiamo essere ovunque. Un passo avanti a loro per catturarli e sconfiggerli. ICAN ci aiuta in questo.